Inizio con ringraziare il Santo Manto che insomma, ci ha ospitato, il mio amico Tony che ancora non l'ho visto arrivare ma che sicuramente arriverà, e ringrazio anche David Bonato per avermi dato questa dritta. Insomma, collaborare con le persone fa sempre piacere. Kim meglio di te, Mario, la sa questa cosa? Ah, guarda, io onestamente ho fatto dell'amicizia e della condivisione la base della mia vita, per cui senza gli amici non sarei stato neanche un millesimo di quello che sono riuscito a fare. Risofonica, giusto per capirci, sono qua in veste di capitano di un progetto umanitario, un progetto musicale fatto da una sorta di nazionale del rock, oltre 350 artisti che dal 2006 ad oggi si sono uniti per portare acqua pulita e non solo, poi lo raccontiamo. Ma come hai fatto a coinvolgere tutti questi artisti? Cioè, dove ti è nata l'idea? Perché insomma è diventata una cosa magica. 14 anni di attività per il Risofonic, perché insomma un po' si prende dal tuo nome, no? Questa, assolutamente questa... sì. Guarda, è nato tutto perché nel 2001 insieme ad altri quattro amici fondammo un canale televisivo che si chiamava Rock TV e successivamente certo. Poi anche Hip-Hop TV. Era un canale su Sky che si occupava di musica rock e che mi aveva messo nella condizione di dover rinunciare a fare il musicista. Di conseguenza mi ero ritrovato di colpo a vivere la musica dall'altra parte della barricata, cioè da chi la promuove, da chi cerca di ideare dei format per dare spazio a nuovi artisti. E in realtà questa cosa mi ha fatto capire che nella vita si può magari pensare di smettere di fare qualcosa ma non di esserlo. In effetti, grazie a un viaggio in Africa con la Nazionale Artisti, ho avuto la possibilità di scoprire un mondo pazzesco e di conoscere una cosa che sembra assurda, ma devo dire che purtroppo esiste ancora oggi, che è la sete. E quindi questa cosa mi ha portato a rivedere quello che doveva essere il mio disco solista. Io stavo realizzando un album che portava il mio nome, perché in carriera io sono nato e collaborato con centinaia di artisti, non so neanche quanti dischi ho fatto, da Giovanotti, Grignani, eccetera, nomi eccetera. Importantissimi. E quindi avevo iniziato a fare un mio disco solista nel quale avevo coinvolto tutti questi artisti. E so che alla luce di questo viaggio in Africa con la Nazionale Artisti TV ho deciso di far diventare un disco solista, un progetto un pochettino più universale, e ho cambiato il nome al mio disco da Mario Riso, è diventato Risofonic, che ha un po' di assonanza con il mio cognome, ma non è così spudorato, insomma, perché volevo proprio fare qualcosa che fosse una nazionale e che facesse costruisse fatti concreti come quelli che siamo andati a fare poi. Grazie ai tre dischi e centinaia di concerti che abbiamo fatto in questi anni. E quindi per me è stato semplice cambiare destinazione al mio disco solista e raccontare a tutti gli artisti che già avevano preso parte che sarebbe stato un vero e proprio album umanitario, non più il mio classico lavoro da godermi. Ma è vero, ormai insomma gli occhi dei bambini, i loro sguardi ti hanno comunque colpito e ispirato, no? Anche nel futuro. A me, magari che ti porti dentro anche. Io no? Dico sempre una cosa, che dopo che hai messo le dita nella corrente non c'è bisogno di rimetterci, okay. Sai già che cosa provoca. E per me è stata una grande scossa quella di andare lì e vedere la dignità di persone che non hanno nulla. Cioè la cosa che più mi ha toccato è vivere la dignità di queste persone, vivere la semplicità con la quale condividono il nulla. E mi sono rivisto in tutte le volte che magari mi sono lamentato perché non avevo la casa più grande, la macchina più potente, e il mio gruppo non era arrivato prima in classifica. E quando tu non hai neanche un bicchiere d'acqua, perché mi è capitato questo, è un po' come se vivessi il fine della tua vita e ti ritrovassi nella condizione di dire: ma quanto sono stato stupido a lamentarmi inutilmente di troppe cose. E quindi il Risofonico per me è la possibilità di restituire il fatto di aver avuto tanto, di aver realizzato i miei sogni, e devo dire che gli artisti hanno risposto sempre presente e un po' tutti abbiamo fatto proprio questo progetto. E con orgoglio mi piace anche raccontare quelli che sono i risultati. Siamo riusciti oggi a costruire 171 pozzi, 15 cisterne e 3 scuole, e tutto questo l'abbiamo fatto divertendoci. Cioè, fantastico, meglio di così. E poi io ti faccio i complimenti, perché comunque ci hai sempre visto la faccia, ecco, sei sempre fatto, hai
fatto sempre da garante, no? A questo progetto, il capitano proprio vero e proprio, colui che ha trascinato tutta la nave con sé, arrivando appunto a questi risultati fantastici. Io ti ringrazio, ma in realtà la paternità delle malefatte non ha mai un volto, non ha mai un nome. Allora, nell'ambito di Risofoniche, io ho sempre preferito metterci la faccia e sono il capitano di questo progetto, soprattutto se qualcuno volesse chiedere spiegazioni di cosa non va, perché in tanti diffidano un po' dalla charity in generale, da una serie di cose che riguarda l'aiutare il prossimo. Risofonica è un progetto piccolino, gestito dalle persone, non abbiamo istituzioni, non abbiamo casa discografica, e quindi per me la cosa bella è che quello che io racconto è veramente quello che posso anche, oltre che testimoniare, anche verificare con i fatti. Quindi ognuno dei nostri pozzi porta il nome di un artista e io ho le foto di tutti e 172 pozzi. E la cosa pazzesca che magari mi piace raccontare qua è che non essendoci in queste zone le vie o punti di riferimento, il pozzo diventa il centro della vita. Per cui quando andammo in Africa con Pau, Negrita, con Repace, sì, andammo a visitare questi pozzi e tutti conoscevano il nome di Pau, il nome di Roy, perché era un pozzo. Sì, ci vediamo da Pau, cioè per noi era quello. Bellissimo, quindi insomma c'è un pozzo dedicato a tutti ogni artista, i tuoi amici, poi i collaboratori, e certo le persone sono sempre importanti, persone, gli incontri, queste cose sono il motore poi dei progetti che uno intraprende. Certo, il tuo chiamarlo progetto è un po' riduttivo, perché insomma coinvolge talmente tante persone che insomma collettivo, una comune. Sì, 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 una nazionale, io vado a nazionale, fantastico. Però vedi, a me piace anche fare chiacchierate come queste, interviste, certo. Perché in realtà la cosa assurda che io posso a questo punto sottoscrivere, perché sono 14 anni che portiamo avanti il nostro progetto, io mi sono proprio reso conto di quanto il mondo non si è interessato a chi costruisce, ma le prime pagine dei giornali le prendono sempre quelli che distruggono. E ammetto che un progetto come questo dovrebbe essere un fiore all'occhiello non solo per i musicisti italiani, ma anche per tutto quello che è il panorama della musica italiana. E invece, onestamente, io non ho mai trovato facilità nel vedere una recensione o nell'avere una foto in prima pagina, nell'avere qualcuno che parli di questo progetto per quello che merita, perché sostanzialmente tutto quello che abbiamo fatto è atipico per il mondo, perché si fanno i singoli, poi ognuno si lava la coscienza e ritorna alla vita di tutti i giorni. Noi invece sono proprio 14 anni che facciamo dischi, musica propria, concerti, e lo facciamo in maniera continuativa. Poi devo dire, mi piace parlare di acqua e quella è la missione della mia vita, però con Rezo sempre di più stiamo cercando di occuparci di tutte le problematiche che riguardano anche il nostro territorio, per cui abbiamo suonato per i terremoti, ahimè, c'è stato il terremoto da Amatrice, a Bologna, all'Aquila, abbiamo suonato per addirittura il crollo del ponte a Genova, siamo andati all'RDS Stadium con tanti altissimi musicisti, e quindi abbiamo anche partecipato lì, abbiamo suonato per la Fondazione Pupi del Capitano Zanetti, dell'Inter, per i bambini argentini, e mi piace pensare che Risofonica sia un po' un supereroe del 2020, cioè là dove c'è bisogno noi corriamo e facciamo quello che possiamo. Bella questa immagine del supereroe. Senti Mario, il problema del sociale ormai lo tocchiamo tutti i giorni, perché abbiamo visto anche tanti giovani mettersi nelle strade, protestare, tutelati magari dalla greca, ma in tutte le città c'è una greca che trascina i giovani, e ha messo comunque l'attenzione su questo progetto, su questo programma importante che riguarda tutto il mondo. Per cui ci sentiamo un po' meno soli, ecco, a parlare di questo. Cosa ne pensi di questi giovani che fanno la loro piccola rivoluzione tutte le settimane, tutti i venerdì, ecco, il venerdì di Greta, li facciamo un po' tutti, ognuno nel loro paese, nella loro città, a modo proprio. Che ne pensi di questo? Non so cosa pensare, onestamente, perché magari qualcuno può pensare che queste siano mode del momento, però ben vengano anche le mode di questo tipo. Quindi, per quanto mi riguarda,
Io sto vivendo con un po' di distacco le nuove leve della musica, perché onestamente la musica non mi rappresenta più, però anche tanti contenuti che fanno capo alla musica, la trap, il rap. Certo, questo te l'avrei chiesto, perché non si può chiederti cosa pensi della musica proprio di oggi, ecco, anche lì, sì, devo dire Italia, che... di tutto quello che c'è nella musica oggi. Da un musicista come te, con il tuo animo sensibile, rock è al 100%, e purtroppo il rock oggi un po' sta soffrendo. Sì, ma la colpa è esclusivamente del rock e di chi lo fa, perché purtroppo non c'è stato un riciclo generazionale nel modo di respirare, suonare o produrre musica rock. Il discorso invece di quello che stavamo appunto raccontando è che ci sono molti ragazzi consapevoli che lottano per il pianeta, per l'ecosistema, e questa cosa mi fa piacere. Nella musica sono sempre di meno quelli che si occupano di questo tipo di tematiche e, ahimè, io mi rifaccio un po' all'educazione dei miei genitori, pur non volendo per forza di cose apparire un vecchio, però io certe cose che leggo nei testi o sento nei testi di alcuni musicisti del mondo della trap sono le classiche cose che se le avessi dette a casa prima avrei preso gli schiaffi dai miei genitori e poi anche dagli amici quando scendevo in cortile, per cui invece oggi è diventato figo insultare le donne oppure, non so, parlare di persone sempre con senso di sfida, ostentare la ricchezza. A me gli insegnamenti che sono arrivati sono sempre stati quelli di comportarsi col portafoglio di quello che ha meno e quindi non far pesare agli altri se tu hai una possibilità in più. Oggi invece, diciamo che nel panorama di quel mondo soprattutto, si ostenta la ricchezza e il fatto di avercela fatta a scapito di qualcuno che invece deve essere uno sfigato. Non sono cioè, molto distante da quello. Ma contenti loro, a me non interessa, nel senso che io faccio la mia vita parallela e vado avanti raccontando le mie storie che parlano di appunto ambiente, di acqua, di cose positive e propositive. Dopodiché è vero, no? Il mondo cambia, però onestamente io non farei cambio la mia vita con quella lì. Sì, sei molto onesto e molto, insomma, chiaro in questo. Senti, il progetto Risofonica oggi, ho visto, ho sentito un pochino del sound, ho visto tanti giovani, tanta partecipazione di ragazzi giovani, anch'io mi ricordo di ragazzi giovani e ringrazio Pedro di essere venuto qui con me stasera a conoscerti. E il nuovo progetto, ecco, Risofonica, come lo descriveresti? Una grande energia, si vede, questo si tocca proprio con mano. Ah, guarda, il nuovo progetto praticamente non esiste perché non c'è mai stata la stessa formazione in 300 concerti, per cui c'è un riciclo di artisti e quando io parlo di nazionale del rock parlo proprio di questo, perché io non mi vedo suonare la batteria da qua alla fine dei miei giorni, cioè a me piacerebbe che poco alla volta ci sia un riciclo, cioè la nazionale di calcio, se gioca Baggio, sì, gioca Del Piero o gioca Totti, non cambia, è sempre la nazionale. E quindi per quello che mi riguarda io vorrei consegnare questo progetto alle future generazioni dandogli un repertorio, dandogli una storia e dicendogli bene, utilizza questo progetto, suona tu la batteria, suona tu la chitarra e continua a portare avanti quello che abbiamo ideato tanti anni fa e in maniera tale da avere anche tu la chance di sentirti utile per il pianeta. Detto questo, il tour di Per Chi Crea, che è un tour speciale, è nato grazie a un bando di concorso della SIAE al quale ci siamo iscritti e siamo stati premiati per fortuna con il finanziamento di 10 tappe, questa è la prima di 10 tappe, e quindi la SIAE ci ha dato un budget per poter affrontare 10 concerti, per poter avere un ufficio stampa, fare interviste come queste e quindi la prerogativa di questo tour è che ci sia una band formata da Under 34, quindi c'è l'innesto di nuovi musicisti che non hanno mai suonato con noi, oggi è la prima assoluta e anch'io sono contentissimo perché c'è un mix di nuovo e di vecchio. E anche quindi, tanti generi mescolati insieme, tante contaminazioni, perché insomma la musica senza contaminazione no, non esisterebbe. Pedro, vuoi intervenire un attimo? Sì, volevo fare una domanda su Rock TV, che io ho guardato. Che origine hai? Brasiliano. Ah, brasiliano. Sì, sì, sì.
Ho sempre guardato Rap TV, mi capitava sempre di vedere Primo Soccorso, certo. Pomeriggio. Certo. E volevo sapere, sei stato lontano dalla musica in quel periodo di TV, nel senso come musicista? Sei, hai avuto un periodo fermo o avevi il tempo di dedicarti anche a quella? È una bellissima domanda questa, perché devo dirti che poi una cosa che ricorre in tanti musicisti, all'età di 33 anni, 32-33 anni, dentro ti sorge un bivio personale per il quale, anche se sei un musicista che è riuscito ad essere più o meno affermato, a pagarsi le bollette, eccetera, ti sembra di aver fatto troppo poco. E allora che cosa succede? Che ti scatta un meccanismo dentro per il quale tu vuoi dimostrare in primis a te stesso e poi al mondo, alla famiglia, che tu puoi fare di più. E questa cosa a me mi ha portato a decidere di fare una televisione insieme a tre amici speciali, e quella cosa lì è come la nascita di un figlio, cioè quindi tu sei H24 dietro, perché se non gli dai da mangiare muore. Quindi tu pensa cosa vuol dire far nascere un canale televisivo senza avere né le basi per poterlo fare e né il materiale, il video per mettere in rotazione, i format televisivi. Quindi noi vivevamo, noi quattro soci, H24, con la televisione in testa. Questo mi ha portato... Era tutto nuovo per voi? Sì, mondo, sì, tutto... assolutamente, perché noi facciamo televisione da chi l'aveva subita, non da chi la sapeva fare. Per cui per noi era cosa vogliamo... non far subire più ai musicisti, il fatto di attese lunghissime, dirette finte, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo fatto la TV vera. Però questa cosa mi ha portato a prendere la batteria, a smontarla, e per tre anni della mia vita non l'ho più toccata. Come hai fatto? E come ho fatto? Perché era inevitabile. Però è rimasto la testa dentro. È nato l'isofonica. Perché io a quel punto volevo fare il mio disco solista, perché non potevo permettermi di avere una band, ma volevo fare un disco mio. Quindi ho chiamato gli amici dicendogli vai, partecipi, tutti mi hanno detto di sì, e quindi stavo realizzando il mio disco solista, perché mi volevo godere un po' la musica anche in quei termini. Poi poco alla volta ho fatto le esofoniche, tu pensa che io non facevo mai le prove, non andavo ai soundcheck, arrivavo per ultimo, quindi la band partiva e io dopo il lavoro di Rock TV arrivavo lì e suonavo il concerto e poi ritornavo a lavorare. E quindi è stata davvero difficile per me, e quando prima ho detto che puoi rinunciare a fare qualcosa ma non a esserlo, ti dico che adesso, dopo tanti anni, a 45 anni, mi sono tolto lo sfizio di voler dimostrare e mi sono liberato da tutto. Non faccio più parte del canale, ho venduto le quote e faccio il musicista a tempo pieno, ragazzi. La cosa più bella del mondo. Allora, Mario, io vorrei sapere qualcosa in più dei quattro dischi, insomma, che sono all'attivo per i Disofoniche. Allora, tre sono già stati pubblicati e l'ultimo in realtà è pronto, ma ho deciso di farlo uscire quando sarà il momento migliore. E diciamo che il primo disco è nato dalla mia esperienza in Africa, per cui ritrae anche l'Africa in copertina e parla di quella che è stata la mia esperienza e la scoperta della sete. Il secondo album si intitola Nell'acqua, e il singolo che ha dato luce a questo disco l'ho scritto con Michele Salvini di Caparezza, che tutti conoscono, ed è secondo me il brano, l'emblema del nostro progetto, perché racconta l'importanza dell'acqua, e come al solito Caparezza è un genio ed è riuscito a dire quello che era impossibile dire in termini più semplici. E il terzo album in realtà ha parlato di spreco, perché stavamo vivendo un periodo un po' di crisi esagerata, persino nella nostra di nazione, e quindi veniva difficile andare nelle piazze e chiedere alle persone di aiutare gli altri quando già facevano fatica ad arrivare a fine mese. Per cui l'idea del terzo album è stata, va bene, se non hai la fortuna e la possibilità di donare tempo e soldi agli altri, puoi stare attento a non sprecare ciò che abbiamo, e quello è già un modo per restituire una terra migliore a quelli che verranno dopo di noi. Questo quarto disco, in realtà, che è già pronto, è stato anticipato dal singolo Ci vuole un fiore. No, l'ultimo fiore del mondo. L'ultimo fiore del mondo, sì. Maggio 2019, sì. L'ultimo fiore del mondo praticamente parla di una tematica pazzesca, cioè del fatto che l'uomo con la sua superficialità sta condizionando talmente tanto il pianeta, ed è un modo un po' visionario di raccontare
purtroppo quello che potrebbe essere, cioè il fatto di perdere gran parte delle cose della nostra terra a scapito del fatto che poi quando rimane un'unica cosa devi, tutti si devono adoperare per anche tenerla video, in vita. Anche il video è impressionante, è molto bello, cioè, con tutti questi alberi abbattuti da incredibile, quello è stato di vento, sì, è molto toccante anche il video. E quindi insomma il quarto album parlerà quando del rispetto per l'ambiente. Quando sarà ma il momento? Non so niente. Quando sarà... Io dico sempre una cosa, i dischi vanno fatti quando c'è qualcuno che li vuole comprare. Quindi noi ora iniziamo a promuovere e poi quando ci sarà il mercato giusto lo pubblicheremo con grande orgoglio, perché bisogna imparare a rispettare la terra. E noi di Garage Radio rimaniamo in attesa di notizie e se ce lo permette magari facciamo girare la tua canzone nella nostra radio, la mettiamo nella nostra programmazione anche 24 ore al giorno. Ma allora, perfetto, grazie ancora, ciao. E grazie anche al Santo Mato, ciao.